I'm glad you're gone, I'm glad you're gone. I thought I couldn't live without you, but I was wrong. I'm glad you're gone. I'm glad you're gone. I thought I couldn't live without you, but I was oh so wrong. The little M, funny colors. Abbiamo già visto una piccola anticipazione a Milano, nello spazio della Galleria Sozzani. Abbiamo visto anche Carla qua, fatti i complimenti. Una collezione, la tua Nicolò, che, dimmi se è corretto, ogni stagione è un po' un'evoluzione, no? Sia concettuale che materica, sperimentale. Sì, è comunque un lavoro proprio sul costruire, quindi ogni collezione è una nuova... esplorare una nuova parte di quello che vogliamo dire, questo è importante. Anche sui volumi tu fai sempre una ricerca molto importante. In questo caso, su con che tipo di volumi hai lavorato, a cosa ti sei ispirato e quali sono soprattutto anche quelle tecniche che hai utilizzato? Sì, ci sono dei capi, quelli più voluminosi possiamo chiamare, come quelli trasparenti, che sono tutti dei plissé, tutti montati in modo da formare come delle forme che ricordano forme naturali, ecco. Sono quindi, in questo caso sono state conchiglie o meduse, forme naturali però che sono completamente decontestualizzate, ecco. Sei stato una delle ultime, diciamo, delle più giovani scoperte nel mondo della moda. Questo che tipo di emozione ti dà? Anche una certa responsabilità, insomma, no? Perché sei stato caricato di una responsabilità importante. Il tuo nome è sceso molto in fretta tra il nome dei grandi. No, sì, come hai detto tu, è bello comunque avere la possibilità di avere una piattaforma e di poter esprimere qualcosa, ecco. E quindi per me è sempre importante che questo qualcosa sia ovviamente il lavoro di un team, ma che sia qualcosa di onesto, ecco, qualcosa di autentico. Mai Parigi, Nicolò, tu sei italianissimo, sei stato riconosciuto dall'Italia come uno dei grandi designer, hai scelto Parigi come palcoscenico, questa è una scelta definitiva, potresti pensare anche a un ritorno a Milano, ma, altre piazze. È stato anche qua una cosa molto naturale, io vivevo già qua prima e quindi è stato, diciamo che ci sono formate tante basi qua e questo è stato il motivo, però è bello essere qua oggi. Emozioni dell'ultimo minuto adesso, come ti senti? Contento, sì, contentissimo, sì. Grazie, grazie, grazie mille.